La denatalità è un problema che attanaglia il nostro paese, con pesanti ricadute sociali ed economiche. Quest'inverno demografico impone una profonda riflessione affinché sia promossa un'organizzazione sana della vita familiare compatibile con lo sviluppo professionale di entrambi i genitori. Serve una nuova cultura della vita, un orizzonte condiviso verso il quale guardare avendo fiducia nel futuro. Il Centro Aiuto alla Vita, sezione di Policoro, ha organizzato 2 giorni di formazione con gli studenti degli istituti scolastici della cittadina ionica, Pitagora e Fermi, dal tema denatalità e accoglienza della vita. Il primo incontro si è tenuto in via Puglia e ha visto la partecipazione tra gli altri del ginecologo dottor Vito Aicale, della presidente e vicepresidente CAV di Policoro, rispettivamente Angela Galotto e dottoressa Maria Acciaro, e del coordinatore dei liceali per la vita, dottor Fabio Fuiano, in collegamento video. Un'occasione di dialogo e confronto per promuovere e difendere, soprattutto tra le giovani generazioni, il diritto alla vita e la dignità umana, dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell'accoglienza nei confronti dei più deboli ed indifesi ed in primis del bambino concepito e non ancora nato. Il secondo appuntamento in programma avrà luogo il 16 dicembre nell'auditorium del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Policoro. Che cos'è un CAB e di cosa si occupa? Cos'è il Centro Aiuto alla Vita si spiega da solo. L'iniziativa di oggi verte sulla filosofia della vita nella società contemporanea. La nostra associazione è un'associazione di volontari apolitica finalizzata ad aiutare le donne o le giovani madri alle prese con una gravidanza difficile o indesiderata, al fine di prevenire il ricorso all'aborto, quale dolore indelebile per tutta la vita. E noi crediamo fortemente in questo valore. Difendere la vita, che è un bene prezioso, e solo noi donne abbiamo il privilegio di avere, e dobbiamo difenderlo a tutti i costi. Noi con l'amore, con la bellezza e con la pace, come dice il Papa Francesco, salveremo il mondo. E questo dipende da voi ragazzi, ad impegnarvi da oggi in poi a riflettere su questo argomento fondamentale, sul dono della vita, apprezzarla sempre di più, perché la vita è meravigliosa. Grazie. L'iniziativa di quest'oggi mira a sensibilizzare i giovani sul problema della denatalità. L'argomento è appunto sulla, specifico sulla denatalità e l'accoglienza della vita umana. È evidente che partiamo dalla constatazione di questi numeri negativi sulla popolazione italiana e anche regionale, dove possiamo parlare di inverno demografico, anzi forse il termine più giusto è suicidio demografico. Le dinamiche di crescita e la stessa struttura della popolazione italiana è notevolmente cambiata negli ultimi 10 anni. Abbiamo perso in 10 anni 1.700.000 persone. I nati nel 1963 erano 1.043.000, nel 2022 soltanto 293.000, e questo numero è inferiore del 31% se raffrontato ai valori del 2008. Praticamente l'Italia occupa in una graduatoria mondiale per numero di nati per 1.000 persone il 6° posto. Ci sono 218 paesi che fanno meglio di noi. Le cause sono tantissime, ma sicuramente sono con cause problemi di natura economica, sociale, di politiche strutturali. Il problema fondamentale è un problema di tipo culturale, legato cioè all'accoglienza della vita. Oggi domina una visione nella quale essere genitori è presente ma non è più prioritario, e quindi la necessità, un discorso assolutamente propositivo, di stimolare una accoglienza della vita nel rispetto della dignità della persona. Questo vale anche nei rapporti interpersonali, non soltanto nel bambino che cresce nell'utero della madre, ma anche delle persone che ci stanno attorno, che devono essere considerati in sé e non come mezzo per soddisfare un desiderio o una volontà di soprusso.